Cosa serve esattamente la letteratura? Perché dovremmo passare il nostro tempo a leggere romanzi o poesie quando là fuori succedono cose ben più importanti? Eppure la letteratura può esserci utile. Vediamo come. Ci sembra di perdere tempo, ma in realtà la letteratura ci fa risparmiare molto tempo, perché possiamo vivere tutta una serie di emozioni e situazioni per le quali il tempo limitato della nostra vita non basterebbe. La letteratura è il più grande simulatore di realtà, una macchina che ci fa vivere un numero di situazioni infinitamente superiore a quello a cui potremmo assistere direttamente. Ci permette di essere al sicuro. È fondamentale vedere cosa si prova a divorziare o a uccidere qualcuno e a sentirsi in colpa o a mollare il lavoro e partire per il deserto o a commettere un terribile errore mentre si ha la guida del proprio paese. Ci permette di accelerare il tempo per vedere l'arco di una vita dall'infanzia alla vecchia ci dà le chiavi del palazzo ed innumerevoli camere da letto per poter valutare la nostra vita in relazione a quella degli altri ci fa conoscere persone affascinanti un generale romano una principessa francese dell'undicesimo secolo una madre russa dell'alta borghesia che ha appena iniziato una relazione ci fa attraversare continenti e secoli la letteratura ci guarisce dal provincialismo e ci trasforma a costo quasi zero in cittadini del mondo la letteratura compie la magia fondamentale di mostrarci come appaiono le cose dal punto di vista di qualcun altro. Ci permette di considerare le conseguenze delle nostre azioni sugli altri in un modo che altrimenti non avremmo e ci mostra esempi di persone gentili, generose e comprensive. La letteratura si oppone tipicamente al sistema di valori dominante, quello che premia il denaro e il potere. Gli scrittori sono dall'altra parte, si rendono solidali con idee e sentimenti che hanno un Importanza profonda, ma che sono ignorati in un mondo commercializzato, cinico e materialista. Spesso non riusciamo a dire cosa ci passa per la testa, ma nei libri troviamo descrizioni di chi siamo veramente e di cosa ci accade veramente. Nei libri migliori è come se lo scrittore ci conoscesse meglio di noi stessi. Trova le parole per descrivere le esperienze fragili, strane e speciali della nostra vita interiore. La luce di una mattina d'estate, l'ansia che abbiamo provato in mezzo alla folla in un raduno, le sensazioni del primo bacio, l'invidia quando un amico ci ha parlato della sua nuova attività, il desiderio che abbiamo provato in treno, guardare il profilo di un altro passeggero con cui non abbiamo avuto il coraggio di parlare. Gli scrittori aprono i nostri cuori e le nostre menti e ci forniscono mappe di noi stessi in modo che possiamo viaggiare in esse in modo più affidabile e con una minore sensazione di paranoia e di persecuzione. Per tutta la vita una delle nostre più grandi paure è quella di sbagliare, di diventare, come dicono i giornali, dei perdenti. Ogni giorno i media ci portano in storie di fallimenti. È interessante notare che anche molta letteratura parla di fallimento. In un modo o nell'altro moltissimi romanzi, opere teatrali, poesie parlano di persone che hanno sbagliato, di persone che sono andate a letto con la mamma per errore o che hanno deluso il loro partner o che sono morte dopo aver accumulato debiti facendo shopping. Se i media li raggiungessero ne farebbero carne da macello, ma i grandi libri non giudicano in modo così severo o unidimensionale come i media. Su citano pietà per l'eroe e paura per noi stessi e ci fanno capire quanto siamo vicini a distruggere le nostre vite. Ma se la letteratura può davvero fare tutte queste cose, forse dovremmo trattarla in modo un po' diverso da come facciamo ora. Tendiamo a ignorarla o a considerarla tutt'al più come una distrazione, un intrattenimento, qualcosa da portare in spiaggia, ma è molto di più. È davvero una terapia in senso lato. Dovremmo imparare a trattarla come i medici trattano le loro medicine, qualcosa che prescriviamo in risposta a una serie di disturbi e che classifichiamo in base ai problemi che potrebbe aiutarci a risolvere. La letteratura merita un posto di rilievo nella nostra vita per un motivo su tutti, perché è uno strumento che ci aiuta a vivere e a morire con un po' più di saggezza, bontà e salute mentale.